Traffico in tilt e lunghe, lunghissime code. L'incendio del motore di un pullman della TB ha infatti bloccato la circolazione nel cuore della città. Il rogo ha preso vita martedì all'altezza del viadotto di Boccaleone. Il bus era fuori servizio e stava rientrando nella sede della società in via Gleno. L'allarme è scattato alle 8.05, quando l'autista ha notato un fumo denso fuoriuscire dal motore del mezzo. Il conducente, che si stava dirigendo verso il rondò delle valli, si è fermato immediatamente e ha chiamato i vigili del fuoco. Immediata anche la risposta dei pompieri, che in pochi minuti hanno raggiunto l'auto snodato con due mezzi di servizio. L'incendio è stato domato in una quindicina di minuti circa, ma l'operazione si è protratta fino dopo le 10. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e della stradale, che hanno deviato il traffico, visto che in tutte le strade della zona regnava il caos. Il rogo sembrerebbe essere scaturito da una perdita di olio e gasolio. Fortunatamente non ci sono stati feriti. La TB comunque riferisce che sarà redatta una perizia per capire meglio la causa dell'incendio, che ha reso Bergamo paralizzata per circa 2 ore.